Magari ecco se possiamo avere anche le slide. Buongiorno a tutti, sono Claudio Celedin dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sviluppo web community, servizio sviluppo web communities, area trasformazione digitale. Allora, l'obiettivo di questo seminario, di questo webinar che stiamo facendo è quello di fornire alcuni rudimenti di base alle amministrazioni che devono pubblicare informazioni online, facendo riferimento in modo particolare a quanto viene richiesto dal regolamento del Single Digital Gateway. Brevemente in questa mia presentazione illustrerò innanzitutto che cos'è il Single Digital Gateway, per chi ancora non lo sapesse. Comunque, insomma, so che molte delle persone che sono collegate a questo webinar sono già state, molte delle amministrazioni collegate sono già appunto state coinvolte nell'implementazione del Single Digital Gateway. Quindi brevemente comunque spiegherò alle persone che non lo conoscessero cosa consiste questo programma, questo regolamento europeo che quindi va attuato. E poi prenderemo spunto da queste indicazioni che vengono dal regolamento per poter procedere all'individuazione di alcune tecniche e accortezze da attivare, da mettere in pratica nel momento in cui si vanno a scrivere dei contenuti online. In modo particolare, in questo caso, parliamo di testi. Poi ci tengo a precisare un'altra cosa prima di iniziare. Così evito di far perdere tempo magari a chi si fosse collegato per questo. In questo seminario noi non parleremo delle linee guida sull'accessibilità che sono in fase di pubblicazione da parte di Agid, verranno pubblicate a brevissimo, però, però verranno, su quello faremo. Faremo come si dice, un webinar appositamente e vi potremo dare delle informazioni dettagliate. Ok, benissimo, si sente meglio. Vi daremo delle informazioni dettagliate e faremo dei webinar dedicati e una campagna di informazione dedicata a queste linee guida. Però è importante comunque che accortezze vengano assolutamente messe in pratica dai redattori dei siti delle pubbliche amministrazioni, centrali, locali, non ha importanza, perché oggi, insomma, è necessario più che mai pubblicare le informazioni in un certo modo per rispettare quanto indicato a livello anche europeo sull'accessibilità. Ultima premessa è che in questo seminario, in questo webinar, sentirete delle informazioni, verranno ripetuti alcuni concetti, la cosa è voluta, perché è bene che capire e vogliamo cercare di comunicarvi una questione molto importante, e cioè che accessibilità, usabilità, search engine optimization fanno parte, sono facce della stessa medaglia, anche se stiamo parlando di tre elementi, ma sono tutte, come dire, aspetti strettamente correlati fra loro. Quindi non c'è usabilità se non è uno strumento o un sistema o un'interfaccia non è accessibile, e i contenuti devono essere facilmente trovabili, facilmente indicizzabili da un motore di ricerca. E vedrete che molti concetti che vengono espressi a livello per quanto riguarda l'accessibilità o per l'usabilità sono esattamente utili anche per una migliore trovabilità di quelle informazioni. Ok, quindi andiamo sulla presentazione.
E vi espongo brevemente appunto che cos'è il Single Digital Gateway. Sostanzialmente il regolamento è uscito lo scorso ottobre. E vedremo alcune, vi spiegherò appunto che cos'è brevemente il Single Digital Gateway, di quali elementi si compone, quali sono le principali date di attuazione. Per quanto riguarda sia le informazioni che le procedure, e soprattutto poi parleremo di qualità dei contenuti, che è il motivo per cui siamo qui oggi in questo, vi siete collegati a questo webinar. Allora, il regolamento, per dare un riferimento molto chiaro e univoco, è il 1724 del 2018, trovate qui il link, che istituisce appunto, il regolamento europeo, che è questo gateway a livello centrale, a livello europeo, a cui contribuiscono tutte le pubbliche amministrazioni degli Stati membri per la fornitura di contenuti e l'accesso a servizi totalmente, come possiamo dire, servizi intesi come procedure online che iniziano e finiscono online. E quindi non stiamo parlando di PDF per capirci, ma stiamo parlando di servizi interattivi full digital. Allora, il Single Digital Gateway sostanzialmente dà accesso alle informazioni per i cittadini e per le imprese, cittadini che vogliono trasferirsi, che vogliono muoversi all'interno della Commissione Europea, all'interno della Comunità Europea. E il Single Digital Gateway vuole fornire principalmente delle informazioni online che siano attendibili, fatte, scritte bene, pubblicate con determinati criteri, dà accesso a procedure online, come dicevo, e poi a dei servizi di assistenza che non sono altro che sostanzialmente dei sistemi di monitoraggio che servono alla Commissione europea per verificare se le informazioni e le procedure che vengono messe in campo dagli Stati membri sono effettivamente valide, seguono i criteri di qualità che il regolamento impone. Quindi l'accesso è per cittadini e ovviamente anche informazioni e procedure per le imprese. Da dove partiamo? Partiamo dal portale Your Europe, lì in piccolino vedete anche il link, comunque insomma basta digitare Your Europe su Google e viene fuori subito il portale. Questo portale è gestito dalla Commissione europea e gli Stati membri in questo caso contribuiscono nel momento in cui forniscono alcuni aggiornamenti ai contenuti per quanto riguarda le informazioni a livello nazionale. È disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Quello che cambierà con l'introduzione del Single Digital Gateway è il fatto che non ci saranno più su Your Europe informazioni a livello nazionale, per cui se io devo trovare come viene immatricolata un'auto in Italia, non lo troverò più come adesso sul portale Your Europe, ma lo troverò cliccando su un link che sarà presente in Your Europe e che mi manderà al sito dell'amministrazione competente in Italia, potrebbe essere il Ministero dei Trasporti per fare un esempio. Quindi l'ente preposto deve pubblicare queste informazioni sul proprio sito in un modo coerente con quanto indicato da specialmente un paio, due o tre articoli di cui adesso vi parlerò. Quali sono gli attori coinvolti in questo programma, in questo regolamento? Sono ovviamente la Commissione europea in quanto emanante e coordinatrice a livello comunitario, insomma, del regolamento, il Dipartimento delle politiche europee con il quale stiamo lavorando insieme alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, e poi ovviamente c'è AGID per quanto concerne gli aspetti tecnologici e di user experience, content design e quindi insomma coordinamento anche con le pubbliche amministrazioni per il controllo dei contenuti pubblicati. Queste sono le amministrazioni centrali che sino a questo momento sono state coinvolte, spero di non aver dimenticato nessuna.
ci dovrebbero essere quasi tutte, ci sono anche altre amministrazioni un pochino più insomma, coinvolte, ma comunque gran parte delle amministrazioni sono quelle che vedete. Ma la cosa più importante appunto di questo regolamento è che, come dicevo all'inizio, queste informazioni dovranno essere pubblicate, dovranno essere pubblicate entro il dicembre dell'anno prossimo. Stiamo conducendo due progetti pilota con due amministrazioni, che sono il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Entrate, per verificare, insomma, per iniziare una prima modalità di un primo workflow di creazione, verifica, pubblicazione, traduzione delle informazioni, perché poi dopo vedremo che queste informazioni dovranno anche essere tradotte in inglese. Veniamo allo specifico appunto delle informazioni. Queste informazioni vorrei dire una cosa, quello che stiamo affrontando in questo momento è appunto il tema delle informazioni. Ma come dicevo prima, poi dovranno essere messe a disposizione anche 21 procedure online, però i tempi di scadenza non sono la fine dell'anno prossimo, ma è entro il 2023. Quindi stiamo parlando di tempi un pochino più lunghi perché la complessità tecnica che c'è dietro è, come si potrà facilmente intuire, è considerevolmente maggiore. Però, insomma, ci stiamo già lavorando. Però, ecco, ci tenevamo a condividervi anche quegli aspetti, appunto, di content design e di accessibilità che già dobbiamo affrontare nel momento in cui queste informazioni verranno a breve pubblicate. Allora, il regolamento innanzitutto dice che le informazioni pubblicate, per poter essere pubblicate sui siti, cioè per poter essere referenziate a livello centrale del single digital gateway, devono essere sostanzialmente accessibili. Questo è l'articolo 8, del regolamento, e questi, molti di voi li riconosceranno, sono i quattro pilastri, insomma, dell'accessibilità, in cui l'informazione, un sistema deve essere facilmente percepibile, ognuno di questi si porta, ingloba, diciamo, una serie di punti di verifica, che sono anche molto tecnici, molto puntuali. Un sistema deve essere facilmente fruibile, facilmente usabile, devo capire facilmente dove mi trovo, che cosa posso fare. E poi deve essere sufficientemente solido, robusto, per poter essere gestito e fruito anche da strumenti di tecnologie, cosiddette tecnologie assistive, quindi screen reader, eccetera. Di questi argomenti poi vedremo appunto nel dettaglio, se ne riparlerà anche nel prosieguo di questo webinar. Però questi ci tengo a precisare appunto che le informazioni non potranno essere pubblicate dalle amministrazioni se non rispetteranno questi criteri che vengono chiaramente indicati in questo regolamento, appunto all'articolo numero 8. Ma questo chiaramente vale per tutte le amministrazioni, non bisogna essere soltanto semplicemente coinvolti nel single digital gateway. Queste sono regole universali, o perlomeno sono regole che vigono di certo, tanto più in Italia, insomma, che, come sappiamo, ha una storia abbastanza lunga sul tema dell'accessibilità, essendoci stata la legge stanca nel lontano 2004, ormai 15 anni fa. Le informazioni, poi, all'articolo 9, viene
Questo chiaramente è riassunto, non è esattamente questo il testo dell'articolo 9, ma volendo trasformarlo in una sorta di checklist, l'articolo 9 ci dice che le informazioni devono essere user-friendly, devono essere facili da capire, devono essere sufficientemente complete, ma non prolisse, non dettagliatissime, devono avere dei riferimenti eventualmente a degli atti giuridici, o delle specifiche tecniche che posso allegare alla pagina. È importante che ci sia sempre il nome dell'autorità competente che fornisce informazioni su una pagina. Deve essere chiaro chi è che mi sta parlando, a quale fonte informativa mi sto rivolgendo e quindi capire anche l'attendibilità delle informazioni che sto leggendo. Eventualmente porre, anzi, mettere a disposizione un contatto per avere ulteriormente, per avere un approfondimento ulteriore. Un altro elemento è la data dell'ultimo aggiornamento. Quante volte ci siamo rivolti abbiamo aperto delle pagine e non sappiamo se quelle informazioni sono aggiornate o meno. È importantissimo invece che ci sia sempre una data di ultima revisione del testo, delle informazioni, e presumibilmente per quanto riguarda il Single Digital Gateway, ma questo vale come buona norma generale, sempre o almeno ogni 6 mesi sarebbe opportuno dare una verifica dei contenuti. Quindi il contenuto costantemente aggiornato, ben strutturato, con un linguaggio chiaro e semplice, e poi c'è bisogno, di cominciare a pensare alla traduzione in un'altra lingua dei contenuti. In questo caso, per il Single Digital Gateway, c'è un contributo, operativo della Commissione europea, però in generale è buona norma, pensare a siti o a nuovi siti che abbiano anche un'interfaccia in un'altra lingua, perché sempre di più potranno essere altre persone da fuori Italia a collegarsi alle nostre informazioni. Mi mancano solo 4 minuti, quindi cercherò di essere ancora più veloce. Questi sostanzialmente sono gli stessi concetti riproposti con una modalità visiva ancora più schematica. Come posso dire, viene proposto anche un layout molto astratto, insomma, di come dovrebbe essere strutturata una pagina informativa, che quindi ha al proprio interno una data di aggiornamento in alto a destra, se ci sono delle liste possono essere ripetute, possono essere strutturate con dei punti elenco, che sia ben chiaro il titolo, del paragrafo e i testi estremamente sintetici, fermo restando che possono essere allegati dei documenti normativi, che possano spiegare nel dettaglio, però il linguaggio deve essere il più possibile, e questo è uno sforzo molto importante, ci rendiamo conto, per i redattori, devono essere il più possibile sintetici, stringati, ma allo stesso tempo chiaro. Poi ci sono anche, ecco, un'altra cosa interessante, sono le informazioni che potranno essere messe a disposizione delle procedure, e cioè il regolamento all'articolo 6, se non erro, indica quali sono, no, mi sono sbagliato, comunque insomma dà un'informazione, dice chiaramente che alcune, eccolo qua, l'articolo 10, scusate, dà dei suggerimenti, anzi impone che un utente, prima di iniziare una procedura online, debba sapere chiaramente in che modo io mi autentico, quanto tempo ci metto per fare quella procedura online, che cosa e come potrò pagare online, entro quando potrò ricevere una risposta alla mia richiesta, alla mia istanza, e eventualmente quali sono i mezzi a cui io posso ricorrere per poter chiedere ulteriori informazioni nel caso avessi delle difficoltà.
E tutte queste, e ovviamente queste informazioni potrebbero essere messe a disposizione anche in una lingua in inglese. Questo è una buona norma, diciamo, per far sì che l'utente, nel momento in cui fa il login e inizia la procedura, sappia già che cosa, quanto tempo ci vuole, che cosa deve fare, abbia già tutte le informazioni che gli servono, per poter chiudere la procedura e non trovarsi mentre sta durante la sessione a dover ritrovare altre informazioni di cui non sapeva che non conosce. Quindi ecco il concetto, vi do alcuni riferimenti, questi sono ci tenevo a indicare questi riferimenti. Anche se apparentemente non sono strettamente legati al tema del Single Digital Gateway, anzi, o dell'accessibilità, ma in realtà questi riferimenti sono, anche se non di quest'anno, in realtà sono degli strumenti metodologici e un approccio alla digital government estremamente interessanti, almeno io li ho trovati molto istruttivi, che forniscono anche un quadro d'insieme di quello che è il cambiamento che sta avvenendo a livello europeo e che è testimoniato da questo regolamento del Single Digital Gateway e dalla direttiva sull'accessibilità che è del 2016, che vanno proprio nella direzione di una maggiore inclusione, di una maggiore usabilità e fruibilità dei contenuti. E quindi, insomma, è importante avere dei riferimenti anche se non sono tecnicissimi, anzi, è ancora meglio forse. Io a questo punto dovrei aver terminato la mia presentazione. Vi do la parola a Fabrizio Caccavello che affronterà i temi, diciamo, più dal punto di vista tecnico relativamente all'accessibilità e a quelle technicalities importanti da implementare per avere un sito maggiormente accessibile. A te la parola, Fabrizio, grazie per l'ascolto. Grazie Claudio, grazie a te. Ben trovati a tutti, sono molto contento di parlare di accessibilità anche in questo contesto. Sono Fabrizio Caccavello, sono di Agenzia per l'Italia Digitale e mi occupo di accessibilità, ahimè, da tempi abbastanza, diciamo così, immemorabili. Innanzitutto è interessante fare anche un quadro che ha già fatto parzialmente Claudio, nel senso che ha già detto che l'accessibilità è semplicemente una delle qualità delle applicazioni digitali. Mi piace chiamarle anche applicazioni digitali per far capire che stiamo parlando sia di applicazioni web-based, quindi raggiungibili da un dispositivo desktop connesso alla rete, ma anche di applicazioni native che si trovano nei nostri dispositivi mobili che utilizziamo tutti i giorni. È una qualità che è molto importante per tutte le persone, ma soprattutto è indispensabile per le persone che hanno una qualche disabilità. Poi vedremo magari più nel dettaglio questi aspetti. E, come giustamente ricordava Claudio, è un argomento, diciamo, che è fortemente connesso ad altre tematiche, inerenti alle, diciamo, qualità delle applicazioni, che sono la gestione dei contenuti, la sicurezza, la SEO, quindi è un argomento abbastanza trasversale. A chi si rivolge? Abbiamo detto, si rivolge a tutte le persone e non soltanto a quelle con disabilità. Vorrei puntualizzare questo aspetto perché a volte qui si gioca un equivoco, uno dei tanti equivoci che ci sono ai margini di questo argomento. Si pensa che sviluppare accessibile sia sviluppare per le persone con disabilità e basta, non è esattamente così. L'accessibilità riguarda tutte le persone e anche quelle con disabilità. Non lo dico io, chiaramente, io riprendo cose che si dicono da sempre, e da sempre vuol dire veramente da sempre, perché c'è una nota frase scritta appunto sul sito del W3C, quindi l'organizzazione internazionale che si occupa della standardizzazione degli aspetti relativi alla rete, e Tim Berners-Lee, in una
frase dice: la forza del web sta nella sua universalità, rendo accessibile a tutti indipendentemente dalla disabilità, è un aspetto essenziale. Le parole sono importanti, come ricorderemo noi italiani, diceva giustamente tanti anni fa Nanni Moretti, dice indipendentemente dalla disabilità e non anche per i disabili, cosa un po' odiosa che facciamo spesso, purtroppo anche a livello normativo, spesso utilizziamo queste frasi, va bene per tutti, anche per i disabili, categorizzando così le persone. Indipendentemente vuol dire lo faccio per tutti. E lo faccio per tutti in tutti i sensi, nel senso che mi devo preoccupare del fatto che esistono applicazioni, che esistono front-end, che esistono back-end. Ne approfitto così per rispondere, vedo una domanda che era stata fatta a Claudio precedentemente, se il tema di accessibilità si applica solamente ai front-end oppure anche ai back-end. Il tema accessibilità e quindi i requisiti di accessibilità si applicano a tutto, anche ai back-end. Quindi è chiaramente evidente anche che una persona con disabilità magari può essere impiegata in un'attività che richiede l'utilizzo di un back-end. E quindi ovviamente il tema si dice anche la norma italiana che, come Claudio ha ben ricordato, esiste dal 2014, dal 2004, si riferisce proprio a tutte quante le applicazioni digitali. Sviluppare accessibile non è un problema tecnico, neanche strategico, è solamente una questione di competenze e di saper fare bene un certo tipo di lavoro. Se si vuole fare questa attività, c'è una documentazione molto ampia sul sito W3C, una sezione completamente dedicata all'accessibilità, w3.org/wai, poi il link lo trovate nelle slide, dove si parla completamente di tutto ciò che riguarda il mondo accessibilità, che non è solamente le cose che diremo oggi, ma è un discorso molto più ampio che chiaramente non può essere ridimensionato a qualche aspetto che oggi potremo così sviscerare. E in particolare oggi volevo fare un focus verticale sui contenuti web, perché stiamo parlando del single digital gateway e chiaramente, come diceva giustamente Claudio, questa nuova normativa, nuova, insomma, si fa per dire nuovo, questa normativa, questo regolamento europeo fa riferimento all'accessibilità, anche perché c'è un altro regolamento europeo che va a regolamentare proprio l'accessibilità, alla quale anche noi in Italia abbiamo risposto con un adeguamento della nostra legge stanca, e queste tecniche di sviluppo si poggiano fondamentalmente su un documento che si chiama WCAG 2.1. Lascio anche qui il link nelle slide, perché per fortuna, tra l'altro, è stato anche tradotto in italiano, quindi non ci sono più neanche le scuse della lingua inglese. È un documento non proprio tecnico nel suo aspetto generale, ma strategico per cercare di sviluppare accessibile. Volevo dargli dei passaggi operativi oggi, non concentrarmi sui concetti tecnici di accessibilità, per focalizzare un po' quelli che sono gli argomenti e per smontare alcune cose non vere. Per esempio, chi coinvolgere nei processi di accessibilità? Molto spesso abbiamo pensato che potesse essere una cosa tecnica legata agli sviluppatori. Non è così. È un processo che parte ben da più lontano dello sviluppatore, parte da tutta la, cioè arriva a coinvolgere tutta la catena delle figure professionali coinvolte nella creazione di un servizio digitale. Per esempio, vi ho lasciato solamente alcuni spunti di riflessione in questa slide, anche i manager sono coinvolti nei processi di accessibilità perché fanno parte dei processi decisionali e sono quelli che vanno a definire i requisiti dei servizi e quindi è importante avere delle persone che dal punto di vista manageriale sanno che il servizio deve essere reso disponibile al maggior numero possibile di persone e che quindi diciamo così, il via alla progettazione deve partire già pensando di poter includere anche persone che devono poter accedere alla rete magari con degli ausili, e non solamente attraverso gli strumenti, diciamo, più noti, tipo mouse e tastiere.
Chiaramente i primi coinvolti in maniera molto più fattiva sono i designer, perché ormai con molti colleghi utilizziamo diciamo così, la frase per evitare di continuare a fare disegni digitali, cioè la carta è una cosa, il digitale è un'altra cosa. Il digitale prevede status, prevede comportamenti, prevede delle cose che quando si vanno a disegnare devono essere, diciamo così, previste. Chiaramente i developer, come abbiamo detto, che si occupano delle tecnologie, delle fasi di sviluppo, dei test, devono essere forse i più coinvolti nei processi di sviluppo digitale, ma chiaramente devono poter prendere in mano dei progetti che possono essere poi tradotti in qualcosa di accessibilmente valido. Se il lavoro del designer è stato, diciamo così, non adatto a una poi interpretazione tecnologica digitale, chiaramente il developer si trova in difficoltà. Gli editor, cioè coloro che creano i contenuti, devono poter fare cose accessibili, anche perché fino a questo momento, cioè chi crea il servizio, chi lo impacchetta in un contesto che è il developer, creano il contenitore. Poi dentro questa scatola digitale accessibile ci vanno messi i contenuti accessibili e questo lo devono fare gli editor. Altre figure, chiunque altro possa essere coinvolto nelle varie fasi, chi si occupa di sicurezza, database, dei dati aperti e tutte le figure che in qualche modo rientrano nei processi digitali. Abbiamo quindi capito che l'accessibilità in testa è l'argomento di cui dobbiamo avere contezza. Non può esistere un progetto digitale ben realizzato ed efficiente se non si è partiti con questo tipo di approccio. Chi dice che un sito è accessibile, che un'applicazione è accessibile, ma non si riconosce a colpo d'occhio, questo è evidente. Se devo riconoscere se un sito è accessibile, non posso farlo così dall'aspetto neanche grafico, anche un altro stereotipo. Se è bello non è accessibile, se è brutto è accessibile. Ovviamente non è vero, io ho visto chiaramente, coordinato i lavori e anche fatto verifiche in siti molto belli e anche molto accessibili, quindi non è questo il metro chiaramente da poter utilizzare. Quindi solamente l'esperto di accessibilità può capire se un sito è accessibile, chiaramente chi l'ha sviluppato. E verificare l'accessibilità si fa attraverso tecniche automatizzate, attraverso delle metodologie manuali o attraverso la sperimentazione con utenti reali. E chiaramente gli utenti reali sono quelli che permettono di dire se un sito è accessibile oppure no, perché qui è un punto molto importante, l'accessibilità è un true false, è c'è o non c'è. Molte volte ho sentito dire è parzialmente accessibile non può esistere. Non può esistere che io compro parzialmente un biglietto, che pago forse una multa, che mangio, che bevo, o mangio o non mangio, o bevo o non bevo, o pago o non pago, o compro il biglietto o non lo compro. Quindi l'accessibilità quasi non può esistere. Come facciamo? Però nella semplicità, noi siamo RTD, quindi come facciamo a capire se c'è qualcosa che posso fare? Per esempio, navigare senza mouse è un test che tutti possono fare. Non significa che poi il sito è accessibile, ma uno dei test preliminari che posso fare. Se non è navigabile attraverso il mouse, il sito internet, chiaramente ho molte probabilità che chi l'ha costruito non ha pensato minimamente all'accessibilità. Posso vedere se è responsive, se è dotato delle fasi del responsive design, cioè se si adatta a dispositivi mobili. Se questo non avviene, chiaramente c'è molta possibilità che il sito possa non essere accessibile. Abbiamo i contenuti inseriti dentro le applicazioni dentro i siti internet, i PDF se scansionati, se sono quindi immagini dentro i PDF, non sono accessibili. Mi preme puntualizzare che neanche se trattati con OCR, quindi un documento creato accessibile, stampato, ritornato in digitale attraverso l'OCR non è ancora accessibile perché chiaramente perde tutte le strutture semantiche.
strutture semantiche che dentro un documento io posso inserire. Per esempio, un documento di testo creato con un applicativo tipo Microsoft Word, posso crearlo semanticamente accessibile e posso avere anche a disposizione degli strumenti per controllarne l'accessibilità. Questo è molto importante perché alla fine, se creo un documento già di per sé accessibile, quando poi creo il PDF rimarrà accessibile. Volevo lasciarvi dopo questa piccola carrellata su come poter prendere in mano un po' il tema accessibilità con un piccolo, diciamo così, un elenco puntato di ciò che possiamo fare per l'accessibilità. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che i prodotti forniti siano accessibili. E questo lo prevede la legge dal 2004, deve essere uno dei requisiti della parte contrattualistica. Se invece non c'è una parte contrattualistica perché ci occupiamo in house dello sviluppo di applicazioni, dovremmo assicurarci di avere le giuste figure e le giuste competenze in house nelle fasi di progetto e di sviluppo. Dobbiamo dotarci di applicazioni che possono creare prodotti accessibili, cioè se io ho un'applicazione che mi crea, per esempio, per creare un corso di formazione, e utilizzo una certa applicazione il cui output è qualcosa di inaccessibile, è chiaro che devo capire prima questa cosa, prima di creare l'output e prima di quindi andare a rilasciare qualcosa che è di default non accessibile. Poi devo creare un feedback con gli utenti, questo poi sarà una delle cose introdotte dalla nuova normativa, delle linee guida di cui parlava prima Claudio. Aprire un feedback con gli utenti, cari utenti, io ho fatto il mio prodotto è accessibile, ma sono aperto a ricevere delle segnalazioni qualora sia sfuggito qualche cosa. Non perché posso fare delle cose parzialmente accessibili, ma perché ci possono essere delle tecnologie assistive molto rare a cui non si è dato la massima, diciamo così, attenzione nello sviluppo. Può succedere, quindi il feedback con gli utenti è interessante. Dotarsi di modelli già accessibili by default, carte intestate, presentazioni, moduli, e quindi quando nella mia amministrazione fornisco le basi per creare contenuti che siano già, diciamo così, accessibili, creare percorsi formativi per le persone coinvolte e quindi poi alla fine verificare gli output, cioè alla fine tenere gli occhi aperti su quello che la mia amministrazione produce, verificare cioè che quello che poi metto in rete, nei dispositivi dei miei utenti siano effettivamente ciò che io mi sono costruito in questo mio percorso. Ecco, con questa, diciamo, piccola procedura di accessibilità vi lascio e diciamo così, vi congedo da questa mia piccola presentazione sull'accessibilità che però è non esaustiva anche perché diciamo così, deve coinvolgere altri aspetti che ora abilmente Michele Calanna ci fornirà nel proseguo di questa formazione. Ora vediamo se Michela arriva con il Buonasera a tutti, suo sono Michela Calanna, microfono e il suo webcam. Eccoci qua. lavoro per l'Agenzia per l'Italia Digitale e mi occupo di design, di user interface design e di accessibilità web e mobile. Oggi farò un'introduzione su quello che è, come ben sapete, l'attività di Agid rispetto al monitoraggio della qualità dei siti della pubblica amministrazione e dell'accessibilità in particolare. E faremo anche una breve introduzione a quelli che sono gli strumenti di validazione, per la precisione, strumenti automatici che possiamo utilizzare e che sono open source, quindi disponibili per tutti. Innanzitutto vorrei mostrarvi quella che è l'attività di monitoraggio di Agid, in particolar modo il monitoraggio di alcune pubbliche amministrazioni centrali che sono state tutte monitorate e della quale abbiamo estratto un campione per delle verifiche. Come potete vedere, abbiamo un punteggio dell'accessibilità sulla colonna di destra, quella che presenta lo score in giallo. Abbiamo la quantità di pagine ispezionate e le tipologie di problemi suddivisi per tipologia A, AA e AAA. Chiaramente la AAA possiamo non tenerla in considerazione al momento.
La colonna dei PDF con problemi di accessibilità, che potete vedere sono numerosi. Abbiamo quindi estratto un campione di un tot di amministrazioni centrali e abbiamo i risultati di quello che sono il monitoraggio, rilevando alcuni degli errori più frequenti. Tra questi abbiamo ad esempio un testo del link utilizzato per più destinazioni diverse. Voi tutti sapete che è molto importante strutturare i link in modo corretto, fornire o un testo parlante o un'alternativa a un attributi UI area corretti. Delle amministrazioni monitorate, il 100% di queste amministrazioni hanno presentato problemi sull'utilizzo del corretto di link, sulla strutturazione corretta di link. PDF non accessibili, questo è un tema anche abbastanza, insomma, rilevante perché tutta la documentazione che forniamo dovrebbe essere leggibile. Spesso questi PDF sono appunto, come diceva Fabrizio, scansionati, quindi resi immagine, mentre i testi dovrebbero diventare leggibili, quindi bisognerebbe strutturare questi contenuti semanticamente e salvarli con le modalità accessibili. Altro errore che abbiamo rilevato frequentemente riguarda il codice, cioè la strutturazione del codice, in particolare la lingua impostata nella pagina. Cioè le pagine dovrebbero avere un title univoco che possa essere riconosciuto dai tutori vocali e quindi orientare l'utente anche che utilizza tecnologie assistive. Un altro degli errori abbastanza frequenti sono le immagini che associamo alle nostre pagine e che non sono corredate di attributo alt. È molto importante fornire testi alternativi affinché le tecnologie assistive possano intercettarli. E anche appunto, come dicevo, il title, che è un elemento molto importante nella pagina, che aiuta gli utenti a identificare appunto la pagina nella quale si trovano. Per effettuare una verifica completa di un sito web o di un'applicazione mobile è necessario quindi avvalersi di una serie di strumenti automatici, ma soprattutto corredarli anche di una valutazione soggettiva, perché non tutti i criteri di accessibilità possono essere verificati con strumenti automatici. Per migliorare l'accessibilità dei sistemi informatici della PA è quindi consigliabile integrare all'interno del nostro workflow dei test di accessibilità sia nei processi di design, di sviluppo e di redazione dei contenuti. È molto importante sia fare questo perché gli assessment di accessibilità sappiamo che sono parecchio onerosi, quindi approcciare alla progettazione in quest'ottica accessibile può far risparmiare molto tempo e denaro alle amministrazioni. Allora, qui presento una carrellata di strumenti open source che possono agevolarvi nella verifica, nella valutazione delle vostre pagine. Ad esempio, abbiamo degli strumenti che fanno la validazione del markup e quindi possono rilevare errori di strutturazione o errori proprio nella scrittura. E abbiamo gli strumenti del V3 Markup Validator Service che poi potete insomma, inserire l'URL direttamente nel sito o validare delle pagine in particolare. Poi ci sono degli strumenti per fare la validazione del colore tra testi e componenti dell'interfaccia grafica. Questi possono interessare particolarmente i designer in fase di progettazione. Altri strumenti open source possono essere il toolbar per i browser, in particolare per esempio quella di Firefox di Chrome, che possono fornire una serie di funzioni quali ad esempio la linearizzazione della pagina nascondendo i fogli di stile, possiamo quindi vedere come una pagina può essere interpretata correttamente da un lettore vocale. Stessa cosa l'estensione per il Chrome e poi abbiamo anche degli strumenti a supporto come ad esempio il Siteproof Accessibility Checker che è uno strumento che può aiutarci a validare una serie di attributi
intercettare una serie di errori nelle nostre pagine. L'estensione è esclusivamente per Chrome al momento. E poi possiamo avvalerci sempre di un lettore vocale per testare le nostre pagine in modalità audio, quindi intercettare la sequenza logica della pagina, come viene interpretata. C'è JAWS addirittura che è gratuito e può essere installato da altri strumenti, molti altri, sono elencati nelle Web Accessibility Evaluation Tools List sul sito del W3C. Tutto, se avete domande, posso passare la parola a Daniela Iozzo. Ok, grazie Michela, buonasera a tutti. Io sono Daniela Iozzo, mi occupo di Search Engine Optimization e Web Marketing e Web Analytics per l'Agenzia per l'Italia Digitale. Allora, il mio intervento è l'intervento che chiude questo webinar e volevamo, diciamo così, fare un'estrapolazione sul rapporto che c'è fra SEO e accessibilità, spiegare come, pur essendo due discipline, due tecniche distinte, di ottimizzazione di un sito web, possono in realtà essere coniugate molto, molto facilmente e debbano essere, coniugate e procedere in tandem per l'ottimizzazione di un sito web. Quindi in questo mio intervento spiegherò diciamo, alcuni degli interventi basici che possono essere messi in pratica per questo scopo, in particolare dai redattori di un sito web, quindi degli interventi che possono diciamo, essere direttamente applicati al CMS di un sito, per intenderci. Allora, intanto partirei da una piccola premessa su quello che è la Search Engine Optimization, perché potrebbe non essere un concetto completamente chiaro ai più, quindi faccio una piccola panoramica su questo. L'ottimizzazione per i motori di ricerca è un insieme di tecniche applicabili ai contenuti web, nonché a un sito nel suo complesso. E la finalità della SEO è quella, di rendere i contenuti e i siti web più trovabili da un motore di ricerca e più rispondenti ai bisogni di informazione degli utenti nel momento in cui questi, effettuano una ricerca su Google. Quindi per intenderci, fare in modo che per una determinata keyword digitata nel motore di ricerca, nel risultato del motore posso trovare il contenuto che sia maggiormente di valore per quello che è il mio intento di ricerca in quel momento. Questo processo che va dal crawling al posizionamento avviene mediante dei crawler, appunto, che sono dei pezzetti di codice del motore di ricerca, il quale scansiona le pagine di contenuti web e siti web secondo una logica machine to machine. Poi su questo concetto ritorneremo nelle prossime pagine, perché ci tenevo in questa presentazione anche a far emergere come dire, la somiglianza che c'è fra il crawler di un motore di ricerca e le tecnologie assistive. Ottimizzare per la SEO che cosa significa? Possiamo dividere, diciamo, volendo essere schematici, l'ottimizzazione SEO in quattro aree di intervento. Andiamo da un livello che riguarda direttamente i contenuti, che chiamerei on content, a un livello che riguarda la struttura della pagina, fino, ad arrivare agli aspetti più tecnici del sito web e oltre a, quello che riguarda la promozione del sito, ma questo in questo contesto ci interessa di meno. Tutte queste aree di intervento hanno l'obiettivo di rendere i contenuti più trovabili, come dicevamo prima, dai motori di ricerca e allo stesso tempo più rispondenti alle esigenze informative degli utenti. Ci tengo a precisare che l'ottimizzazione SEO, così come diceva giustamente anche Fabrizio, probabilmente l'ottimizzazione per l'accessibilità, non sono delle cose che si fanno una tantum, ma sono
diciamo così, degli interventi che devono essere fatti in maniera iterativa, e continua, perché possono essere efficaci al 100% e possono coprire, tutto il sito, nonché le nuove pagine che mano a mano si aggiungono. Il lavoro on content è un lavoro iterativo di ottimizzazione dei contenuti. Quindi, come invece diceva Claudio all'inizio del webinar, il lavoro di SEO on content è un lavoro per il quale non ci si limita a rendere i contenuti accessibili soltanto ai motori di ricerca, ma anche più accessibili to cure agli utenti. Quindi introduciamo in questo contesto dei concetti come quello di readability, come quello di leggibilità del contenuto, che deve essere, come vedremo in seguito, in una piccola checklist che ho preparato nelle slide finali, chiaro, conciso, strutturato in maniera gerarchica, breve e diciamo così ad alta leggibilità. Quindi SEO e accessibilità, ottimizzare per entrambe si deve e si può, perché se ragioniamo su queste due discipline, rendere un sito accessibile ha di fatto l'obiettivo di rendere la platea dei suoi fruitori più ampia. Quindi per intenderci, consentire anche alle persone che fanno uso di tecnologie assistive di poter fruire dei contenuti così come quelle che non lo fanno, ma non solo, come vedremo in un esempio successivo. Ottimizzarlo invece in ottica SEO ha la finalità di incrementare il ranking delle pagine del sito nei risultati di ricerca in base a singole parole chiave o locuzioni, insomma. Nella presentazione, quindi nelle slide successive, vedrete come accessibilità e SEO non solo si intersecano, ma proprio si sovrappongono in determinate aree di intervento e quindi possiamo intervenire direttamente sui CMS dei nostri siti con una serie di accorgimenti che renderanno allo stesso tempo, diciamo così, il sito e le pagine ottimizzate per la SEO e anche ottimizzate dal punto di vista dell'accessibilità. Qui ho isolato, insomma, da questo momento in poi una serie di key points, se non erro sono sette. Ok, il primo dei quali riguarda una cosa molto importante sia per l'accessibilità che per la SEO, che sono i tag title. Il tag title di fatto è il tag principale della pagina, quello che ci informa qual è il contenuto della pagina stessa. Secondo la logica che illustravo prima, e cioè secondo la logica per la quale sia i crawler ma anche gli screen readers utilizzano per scansionare il contenuto delle pagine una logica machine to machine, un tag title è cruciale per entrambe, perché per il SEO è di fatto il primo contenuto della pagina che noi vediamo già prima di essere sulla pagina stessa. Lo vediamo nel risultato di ricerca, come potete vedere dall'esempio, quindi direttamente già dal motore Google o altro motore di ricerca. Lato accessibilità è anche qui uno dei primi elementi letti dagli screen reader, quindi è uno dei primi elementi che aiutano la persona a capire qual è il contesto e qual è il contenuto della pagina che andrà a leggere. Il secondo key point è la gerarchia degli headings. Questa è una cosa che spesso viene, devo dire, trascurata. Gli headings sono fondamentalmente i tag H, cioè quelli che si occupano di dare una struttura gerarchica alle informazioni, quindi dal titolo al titolo di paragrafo, al paragrafo e così via, quindi dal numero 1 al numero 6. Succede spesso che nei siti web della pubblica amministrazione e non, per dire la verità, questa gerarchia non venga rispettata. E questo, diciamo, può causare sia lato SEO sia lato accessibilità, diciamo così, dei misunderstanding, nel senso che non è chiaramente, non si può evincere chiaramente la struttura delle informazioni, quindi il fatto che gli headings siano ordinati nella maniera corretta agevola non solo il matching fra intento dell'utente e l'informazione che sta cercando, ma sono molto utili anche a chi fa uso di tecnologie assistive perché consentono agli utenti che hanno difficoltà di lettura di capire in anteprima su che cosa devono soffermarsi invece che cosa vale la pena skippare nel momento in cui scansionano la pagina.
Il terzo key point è anche qui una cosa a volte trascurata, che è l'utilizzo degli alt text per ogni contenuto visuale presente nella pagina. Quindi gli alt text sono semplicemente dei testi che descrivono il contenuto di eventuali immagini. Anche questo tipo di ottimizzazione è un'ottimizzazione richiesta sia lato SEO e sia lato accessibilità. Pensiamo che le WCAG stabiliscono di fatto che ogni contenuto non testuale debba essere presentato agli utenti con un testo alternativo, appunto, che funzioni in maniera equivalente al contenuto originario. Quindi se non sono in grado di vedere l'immagine, devo comunque riuscire in qualche modo ad avere nozione di qual è il contesto di quell'immagine e di che cosa l'immagine contiene. E l'alt text, appunto, letto dalle tecnologie assistive, ci permette proprio di fare questo. Non dimentichiamo inoltre che il testo alternativo è allo stesso modo utilizzato dai crawler dei motori di ricerca per stabilire che cosa l'immagine contiene. Il quarto punto riguarda gli anchor text dei link. Anche qui è lo stesso principio, diciamo così, del testo alternativo. Nel momento in cui nel mio contenuto inserisco un link verso un'altra pagina di approfondimento, che sia del mio sito o che non lo sia, questo è indifferente. Devo fornire una descrizione di ciò che sto linkando, poiché questa descrizione di fatto agevola anche in questo caso la comprensione del contenuto della pagina linkata. Questo sia lato SEO, quindi sia lato crawler, e sia lato accessibilità, quindi chiarisce immediatamente all'utente quale debba essere l'aspettativa rispetto al contenuto della URL che sceglierà o meno di cliccare. La trascrizione dei video, anche questa, nel momento in cui decidiamo di ospitare sul nostro sito dei contributi di tipo video o di embeddarli, dobbiamo avere cura di fornire, oltre al titolo e alla descrizione stessa del video, una trascrizione completa dell'audio del video stesso. Questo sia per i motivi di cui sopra, quindi crawler più tecnologie assistive, ma anche perché l'accessibilità, come abbiamo detto e come diceva Fabrizio, se non erro, non è, diciamo, dedicata solo ed esclusivamente agli utenti con disabilità. Pensiamo per esempio al fatto di fruire di un contenuto video nel momento in cui mi trovo in un luogo pubblico e non ho gli auricolari con me. In questo caso specifico potrei essere agevolata, diciamo, nella mia comprensione di quel video dal fatto che ci sia al di sotto una trascrizione completa di quello che il video contiene senza dover, diciamo così, aumentare il volume del mio dispositivo. Numero 6, dotare il sito di una sitemap HTML. Questa è una cosa che aiuta tanto gli utenti quanto i motori di ricerca a scansionare i contenuti. Fornisce, per esempio, agli utenti ipovedenti un'informazione immediata su quello che è il contenuto del sito nel suo complesso e quindi anche qui su qual è la sua struttura e su quale area vale la pena soffermarsi e su quale magari no, rispetto a qual è l'intento della ricerca. L'ultimo punto, ma non meno importante, è quello che riguarda l'ottimizzazione della fruibilità dei contenuti. Quindi, produrre contenuti di qualità, che sia per la SEO, che sia per l'accessibilità, che sia per il content design in generale, contribuisce in maniera decisiva, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, a un buon posizionamento, a fare in modo che il contenuto sia accessibile. E a fare in modo che il contenuto sia facilmente interpretabile da qualsiasi utente che legge e soprattutto sia il più vicino possibile a quello che l'utente ha in mente di cercare, quindi all'informazione alla quale vuole arrivare. Perché un contenuto sia un contenuto ad alta leggibilità dovrebbe essere chiaro e conciso, breve, facilmente leggibile, strutturato in paragrafi e sottoparagrafi,
dovrebbe fornire delle spiegazioni nel momento in cui utilizza degli acronimi o comunque sia dei termini scientifici o tecnici non comprensibili più, e nel momento in cui fornisce degli approfondimenti. Un contenuto di qualità è ovviamente più leggibile tanto dagli screen readers, ma soprattutto da chi fruisce la pagina web. Semplifica la vita a chi fruisce una pagina web. E nel caso delle amministrazioni evita, diciamo così, l'effetto burocratese. Quindi un breve recap di questi, diciamo così, punti più salienti nei quali SEO e accessibilità si possono sovrapporre. Ribadisco che praticamente la maggior parte di questi interventi qui elencati sono, diciamo così, facilmente attuabili dal CMS di un sito web, quasi tutti, diciamo così. Quindi l'ottimizzazione del tag title, un occhio di riguardo alla gerarchia degli headings, gli alt text per ogni immagine, gli anchor text specifici e accurati per qualsiasi link, una trascrizione altrettanto accurata e completa di eventuali video presenti, una sitemap se possibile e soprattutto l'ottimizzazione continua e costante dei contenuti, quindi che siano il più illeggibili possibili e naturalmente sempre aggiornati all'ultima informazione disponibile. Diciamo così, chiudo il mio intervento lasciandovi dei link per approfondire. Abbiamo redatto una guida SEO per chi fosse interessata all'argomento sul sito di Designers Italia. È una guida basica, diciamo così, che si rivolge agli operatori della pubblica amministrazione, però nella quale potete trovare, diciamo, l'ABC di quello che è l'ottimizzazione per il SEO, per i contenuti e non. E poi, diciamo, a corredo di questa guida, c'è un pacchetto, per così dire, di strumenti di lavoro che si chiama Kit SEO, all'interno del quale c'è una vera e propria checklist. Quindi chi volesse assicurarsi che appunto l'ottimizzazione del proprio sito sia fatta a regola d'arte, può utilizzare questa checklist per capire quali sono appunto i pezzettini del puzzle che mancano da ottimizzare. Vi ringrazio allora per l'attenzione. A questo punto ripasserei la parola a Stefania per eventuali domande, insomma. Grazie Daniela. Quindi sono arrivate diverse domande. Chiedo a tutti i relatori di attivare la webcam. Allora, c'è una domanda di Fabio Lo Giudice che chiede, ma ha già risposto Fabrizio Caccavallo, se il tema di accessibilità riguarda solo i portali che le pubbliche amministrazioni offrono al cittadino o anche i back office, e Fabrizio ha detto che riguarda entrambe le cose. C'è un'altra domanda di Fabio Lo Giudice, non so chi vuole rispondere, le trovate qua sulla destra le domande, prego. Sentite? Sì. Dunque, il sistema che noi stiamo utilizzando in questo momento è un tool commerciale. Scusa Claudio, ti chiedo di leggere a voce alta la domanda così capiamo a quale stai Ah, sì. rispondendo. Certo. Hai ragione. Potresti indicarci che strumento automatico è stato usato per il monitoraggio? È uno strumento che abbiamo acquisito, uno strumento commerciale che abbiamo acquisito più di un anno fa, e perché era per noi necessario acquisire subito un'esperienza importante. Su appunto strumenti di monitoraggio approfondito,
Francamente eviterei di, come dire, di indicare se vi possiamo dare ulteriori informazioni, ci contattate, e comunque è uno strumento sostanzialmente in cosiddetto SaaS, cioè un software as a service a cui noi ci colleghiamo, e occorre impostare la URL del dominio, e impostare un tetto massimo di numero di pagine da scansionare, e tutti i contenuti, compresi i PDF, verranno analizzati, e si può eventualmente anche rilevare degli errori sulla formattazione dei PDF. Stiamo però nel contempo lavorando anche con un team europeo composto dal CNR, da altre organizzazioni europee, tra cui il Fraunhofer Institute, per la realizzazione di un tool open source che ci consentirà appunto di automatizzare una serie di rilevazioni e di attivare un monitoraggio tecnico su tutti i punti di controllo, su tutti, no, su tutti come noto, ma su molti punti di controllo richiesti dalle WCAG 2.1 a cui noi facciamo riferimento. Non so se qualcun altro voleva aggiungere qualcosa dei relatori, altrimenti. Poi c'era una domanda di Antonino Sanaco. Riesiste un sistema free che permette il controllo dell'accessibilità di un sito web comprendendo pagine, documenti e documenti in esso presenti? Diciamo che ci stiamo lavorando. Al momento quello che c'è di sistema free, diciamo quelli più diffusi e più conosciuti, consentono di fare una verifica pagina per pagina. Lo strumento che stiamo utilizzando noi e che vogliamo arrivare ad ottenere anche appunto con questo consorzio di organizzazioni europee è invece uno strumento che consente di scansionare, noi abbiamo scansionato in tutto 1 milione di URL tra siti delle città metropolitane, delle regioni e delle PA centrali. E appunto i risultati di cui parlava prima la collega Michela Calanna è proprio il frutto della sono, il fru sono frutto di questo monitoraggio che abbiamo fatto. Poi giustamente Fabio Danna dice dove possiamo trovare i dati dei risultati del monitoraggio. Ha perfettamente ragione, li vogliamo condividere. Ovviamente stiamo parlando di una condivisione di dati che preferiremo per il momento tenere, diciamo, vogliamo condividere quelli che sono gli errori più comuni, ed è per quello che abbiamo fatto anche questo, la collega Calanna ha fatto questo intervento, per verificare appunto gli errori più comuni che si riscontrano nelle pagine web dei siti. Però certamente è nostra intenzione, soprattutto con l'uscita delle nuove linee guida sull'accessibilità, fare una maggiore diffusione sia delle problematiche più ricorrenti, ma cominciare anche a, come possiamo dire, mettere in particolare risalto le amministrazioni più compliant, più aderenti, più corrette nella produzione e mantenimento dei contenuti web. Poi sul fascicolo sanitario elettronico c'è del lavoro da fare, però preferirei. Questo è il progetto del fascicolo sanitario elettronico, non lo stiamo seguendo noi direttamente, voglio dire io, però insomma sicuramente siamo è un lavoro che va adeguatamente insomma, perfezionato, e quindi
come in tutte le cose ci saranno miglioramenti nei prossimi mesi anche per quanto riguarda l'accessibilità. Se ci sono altre domande oppure altri interventi di qualcun altro dei nostri relatori. Altrimenti. Vedo che qualcuno sta scrivendo. Allora, dunque, ci sono novità normative per la pubblicazione di documenti sull'accessibilità sui siti web. Non è chiarissima, forse stiamo parlando di documenti accessibili, tipo documenti PDF accessibili. Non so se Fabrizio vuole rispondere lui per quanto riguarda le novità normative per la pubblicazione di documenti sull'accessibilità, Sì, no, infatti ma mi sembra che. sì, stavo anch'io cercando di interpretare la domanda. Diciamo che la normativa che sta compiendo il suo iter con la pubblicazione delle linee guida di Agid prevede anche coinvolge anche i documenti che si pubblicano sui siti web, quindi è quella. Se questa è la domanda, sì, quindi la risposta è sì, la normativa prevede anche l'accessibilità dei documenti che si pubblicano in allegato ai siti web. Anche l'altra domanda che è stata posta rispetto alla verifica di accessibilità, chi stabilisce se un sistema è accessibile? L'abbiamo già detto, se lo stabiliscono, si stabilisce attraverso verifiche tecniche di accessibilità, attraverso strumenti automatici o verifiche manuali. Questa è la procedura normale che si deve seguire nella verifica tecnica di accessibilità. Possiamo. Va bene. Stefania Biagioni ci scrive: so che non è l'argomento specifico di oggi, ma il modello di dichiarazione di accessibilità da pubblicare online sul sito Agid ancora non è presente, deve essere ancora pubblicato. Siamo in fase di pubblicazione delle linee guida e in concomitanza provvederemo quanto prima a fornirvi l'applicazione. Sì, Sì, aggiungo che, come come dicevo, dicevo, questo seminario non era, l'oggetto di questo seminario non erano le linee guida di accessibilità per le quali dedicheremo dei webinar e della formazione apposite, però per anticipare una risposta, appunto, come diceva la collega, abbiamo creato un'applicazione per la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità e forniremo tutti i riferimenti non appena le linee guida verranno ufficializzate, in modo tale da rendere più agevole il lavoro di pubblicazione di queste dichiarazioni di accessibilità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. allora, mi sembra che sia rimasta un'ultima domanda, questa di Cosimo Paladini. Per ora abbiamo il documento di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è previsto altro? Beh, come dicevo, è previsto, gli obiettivi di accessibilità devono essere pubblicati entro il 31 marzo, rimangono e comunicheremo, come dicevo, con le linee guida nuove anche i tempi per la comunicazione di queste dichiarazioni di accessibilità. Un'ultima domanda, vedo che se ci sono sanzioni per le PA che non vogliono adottare criteri di accessibilità. Purtroppo continuiamo a constatare che ci sono ancora molte amministrazioni che si ostinano a pubblicare PDF immagini tuttora e questo è assolutamente illegale.
perché non stiamo fornendo accesso a queste informazioni da parte di, come dire, di coloro che devono utilizzare dispositivi di tecnologie assistive per la fruizione di questi contenuti. Ricordiamo che la legge Stanca, e comunque anche ancora di più le leggi attuali che stanno, le linee guida, insomma, comportano anche una nullità del contratto nel caso in cui il sistema fornito non sia accessibile. Giusto poche settimane fa stavo dialogando con un'amministrazione che mi diceva, noi purtroppo dobbiamo pubblicare questo atto amministrativo, dobbiamo metterlo sul sito, perché altrimenti non siamo, entro questa data, perché altrimenti non rispettiamo la legge. Il problema è che non si rispetta la legge se tu lo pubblichi anche in un formato immagine. Quindi le sanzioni sono, c'è proprio un insomma, sono sanzioni per il dirigente, in termini, forse Fabrizio mi può aiutare su questo, c'è proprio una dicitura apposita, adesso non mi viene in mente, comunque Negoziare. sanzioni sulla premialità del dirigente, insomma, cose mi sembra, Responsabilità sulle dirigenziale. performance. Come dici, Fabrizio? Si chiama responsabilità dirigenziale sulle performance. Esatto, sì, esatto. Quindi sì. È un obbligo e quindi vanno assolutamente fatte, insomma. Va bene. Benissimo. Non ci sono ulteriori domande, quindi io ringrazio tutti i relatori, ringrazio i partecipanti e do appuntamento a gennaio con appunto i prossimi eventi per i responsabili per la transizione digitale. A presto, un saluto a tutti. Arrivederci, grazie.